Ciao, sono il 95, qui ci troviamo su Candy Crush per un nuovo episodio, 22esimo della serie. Nello scorso episodio eravamo alla scelta tipo al 690, io da lì ho proseguito un po', tanto i livelli erano circa gli stessi, fino a questa zona qua, che questa qua è la zona che ho completato per conto mio, e partendo dal 696 ti fa fare praticamente ogni zona una gara per chi completa la zona in questione più velocemente. Io naturalmente sono arrivato primo. E vabbè, oggi partiamo dal 711. Poi volevo dirvi che ieri sera siamo riusciti a fare la live, però non è detto che giovedì o mercoledì riesca a fare la live. Quindi non vi arrabbiate se non c'è la live, se sto bene ce la faccio, la faccio, no? Se non sto bene, evitiamo e facciamo un altro giorno. Che vabbè, tanto naturalmente per giocare ci sono, ma per live è un po' più impegnativo e riesco meno. Infatti ieri abbiamo avuto dei problemi, ho stoppato a mezzanotte e mezza, sia perché la live è durata abbastanza, sia anche perché io non riuscivo più ad andare avanti. Quindi penso che mercoledì, se facciamo la live di Minecraft, o giovedì, mercoledì o giovedì non lo so, e facciamo 2 ore invece di non andiamo oltre, perché sennò se esagero non va bene. Vabbè, comunque 711, se faccio questo livello praticamente il gioco mi sblocca una gara con altri giocatori. Chi completa la zona per primo ti becchi dei lingotti gratuiti. In questa zona hanno aggiunto le chiavi. Queste chiavi praticamente si sbloccano lucchetti che ci sono qua a giro per livello, insomma. E che li si blocca. Poi c'è la chiave viola, praticamente non hanno proprio un loro conteggio, semplicemente se non li sblocchi vuol dire che c'è un'altra chiave, la chiave, ogni chiave che distruggi ne dà un'altra. Perfetto. Livello completato. Non al primo colpo, perché la prima volta che ci ho provato l'ho chiuso per... Ah no, me lo dai il primo colpo? Non lo so se me lo dai il primo colpo, perché l'avevo già iniziato sto livello. Poi ho detto, hanno aggiunto una cosa nuova, allora esco dal livello senza completarlo e ve la faccio in video. Adesso stavo aspettando voi. Stavo aspettando di farci il video. E adesso la classifica si è attivata. Chi arriva primo prende 5 lingotti e così via. Quindi 3 per prendere il premio. Buona ricompensa. Se basta però. Perfetto. Ho preso un altro premio. Sì, ok, però stai calmo, eh. Va bene. Grazie per i lingotti. Comunque, quando avremo finito Candy Crush, che Candy Crush lo faremo a pezzi, non vi farò tutti i livelli perché sono veramente tanti, quindi vi accorcio la serie. E gli altri giochi saga, gli stessi creatori che hanno fatto questo gioco, ne hanno fatti molti altri, le faremo tutti insieme i livelli. Perché gli altri sicuro saranno molti meno livelli rispetto a Candy Crush. Candy Crush è il primo. Oh, c'è la torta qua. Lo farei col viola. Così apriamo un po' di roba. Sì, però io vorrei passare dall'altra parte, quindi evitiamo di fare mosse inutili. All'obiettivo comunque qua è da fare i colori. 66 blu, 69 rossi e 73 verdi. Quindi l'obiettivo è cambiato. Spero sia meglio, perché dovrebbe essere più facile, insomma, credo. Questa è cioccolata che mi dà fastidio. Sul tempo in mezzo. Non so quando arriveremo a 600, ma appena ci arriviamo vi faccio sia lo speciale del canale che la nuova serie. E devo vedere che so già su cosa farlo, semplicemente sto aspettando che ci arriviamo. Oh, i verdi ce ne abbiamo presi pochi di verdi, eh.
Non lo so se riesco a farlo perché i verdi non faccio fatica a prenderli, ce ne sono pochi. Dipende tutto se ho fortuna. Se ho fortuna ce la posso fare perché il gioco mi aiuta. Niente, non ho fortuna. Tasty. Tasty. 3 verdi. E invece sì che c'ho fortuna. Preciso. Ho finito il livello con mosse giuste e precise. Non ne ho lasciata neanche una. Proprio preciso lì, eh. Ecco, almeno il primo colpo l'ho completato, quindi andiamo avanti. E naturalmente vi farò un po' di livelli, qua siamo oltre il livello 700. Poi il resto me ne faccio poi da solo, il resto dei livelli per completare la gara, perché devo farla entro gli altri, devo farla prima degli altri. Quindi devo andare avanti. 713, questo è un livello gelatina, quindi devo eliminare i blocchi di gelatina, praticamente quello, cioè non è che ho altri obiettivi. Con le chiavi, naturalmente. Sono pure le chiavi. Il pavimento che si sposta perché non basta come difficoltà. Oh, questo è impegnativo, ci sono un po' di mosse, ma chiave l'ho presa. Sì, va bene, ok, però ho preso la chiave perché volevo fare l'abbinamento con la bomba in modo da fare più danni. Attenzione! Ho creato una bomba incredibile. Blu. Perfetto. Ora lo facciamo con questa striscia arancione. Una gelatina manca, una. Bam, fatto. Pure dei punti extra che ci possono essere utili. Ovviamente io vi farò solo una stella, non punterò a farne tre perché questo gioco non ti aiuta a fare le stelle. Questo gioco ti rende la vita impossibile. Quindi meglio se stare per questo. Magari gli altri giochi del giochi saga li faccio con 3 stelle tutto quanto. Cioè, io vorrei tristellare tutto quanto. Platinare il gioco, ma è un po' impossibile, anche perché praticamente il gioco vorrebbe completare tutti i livelli al primo colpo, fare tutti con la stella di zucchero, che è praticamente quella stella che ti dà quando fai il doppio dei punti che ti servono per fare 3 stelle. Quindi ci vuole troppo tempo, cioè nel senso, ci vuole tanto tempo ed è impossibile perché non ci arrivi, non in alcuni livelli è impossibile arrivare anche a 2 stelle. Un altro livello gelatina, va bene. Divine.
Devo sbloccare la chiave che mi tira via sta roba perché un problema fastidioso. Lascio le chiavi in alto però. L'ho fatto con i blu, che dovrebbe. C'è un'altra qua di bomba. Ok. Il problema è adesso. Facciamo con le strisce. La chiave esce oppure non esce? Perché la chiave mi servirebbe per aprire questi lucchetti che danno fastidio. Ah, eccola in alto, l'ho vista. Perfetto. Scendi. La devo abbinare con la chiave. Lei, perfetto. E uno. Tasty. L'altra vorrebbe uscire? No, perché senza una chiave. Perfetto, ne manca una di chiave per sbloccare queste qua. Che le gelatine sono proprio lì sotto, quindi finché non sblocchi la chiave non ti sblocca tutto quanto. Quindi per forza aspettare che scenda. Ecco, la stella di zucchero che siamo a 300.000 punti per averla, quindi è fin troppo. Oh, vuole uscire oppure no? Oh, se non esce la chiave, cioè, qua non riusciamo a finire il livello, non è colpa mia, eh. La chiave esce da quegli sportelli in alto che sarebbero il spawn a chiave. Eccola blu, perfetto. Dammi questa qua. Vediamo se riesco a prendere la stella di zucchero. Non credo, perché è un po' difficile, parecchio difficile. Tasty. Perfetto, una gelatina, che è questa qua, che adesso devo riabbinare, perfetto. Dipende da quanti punti mi dà, perché sennò non ci arrivo. Pochi. Sono veramente pochi punti. No, non ci arrivo, non ci arrivo, è inutile. Cioè, ci potrei riprovare, ma sinceramente, tanto non ho completato gli altri livelli. Che mi frega di completare questo qua. Semplicemente puntiamo ad arrivare in fondo. Perfetto, sono primo, sempre primo, quindi va bene. Fantastico, altri boost gratis. Un altro regalo, perfetto, mi riempi di regali. Perfetto. Vabbè, dai, il primo livello l'ho fatto con 3 stelle di zucchero, gli altri 3 invece li ho fatti al primo colpo, senza la stella di zucchero. Quindi un po' uno, un po' l'altro, va bene. Comunque, questa zona si chiama Dolcetto Rametto. Sarebbe tipo zona di Halloween, se non si è capito. Va bene, dai, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Lasciate un bel commento per chiedere qualcosa, per farmi capire che avete visto il video, perché grazie ai commenti io capisco che vedete il video. Ok, ho preso un conteggio alla rovescia. Condividete il giro, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a domani. A presto!